Fiorellini, io vado a camminare, però faccio un video chiacchiera mentre stiamo andando giù perché devo rispondere a delle persone che ieri hanno detto stupidaggi. Via la sigla. Partiamo. Apro dopo, il coso qua, i finestrini, perché così non sentite cosa dico. Allora, ieri una sulla storia mi ha detto che già gli ho fatto un'altra storia per rispondergli. A 25 gradi, muore porcellino d'India. Moro pure io, perché io ho tutti e due i polmoni bucati e respiro tramite uno spruzzo. Poi non so così stupida andare così caldo. Poi chi ce va così caldo? Io ci vado alle 6, parto alle 6 da casa. Farò fino alle 7 e mezza. Poi io ho l'aria condizionata dentro la macchina, se fosse troppo caldo. Invece qua mi hanno detto che la gabbia è piccola, bella gabbia come quella di mia figlia, io l'ho comprata da cinesi, però non è piccola, c'entra un lettino, c'entra la ciotola, c'entra pure il coso della paglia che ho messo dalla paglia. E poi lei ci sta solo di notte perché di giorno me la porto via con me. Sta sempre con me. Io ho un trasportino per portarla. Sta sempre con me perché io quando mi faccio gli animali me li faccio per stanno con me, non che me li lascio a casa o dentro la gabbia. No, la notte sta in camera con me. Il giorno sta sempre in braccio a me, la maggior parte, perché sta, infatti, mia figlia, quella che c'ha, porcellino d'India. Ma sto esagerata, rendetevi conto. Voi vedete solo i pezzi che vi registro, ma non vedete il dietro della registrazione su tutte le cose. Come quando dovrete i criceti, usano una rotona grande, hanno una gabbia grandissima. Insomma. E poi vitamina C, che ne sapete che io non gli do la vitamina C? Che ne sapete? Poi io che mi vado a comprare un porcellino d'India, o io, mia figlia, beh, andiamo a comp me l'ha comprato lei, però compri un porcellino d'India che lo paghi e lo tratti male per farlo morire. Che cavolo di ragionamento voi fate? Come i criceti? I criceti perché ha partorito mia figlia, perché se no costano 40 euro all'uno quei criceti europei. Non è che costano come i criceti che si comprano così, i criceti piccoli di nani che costano 15 euro, pure se costassero 15 euro. È la stessa cosa. Costa 40 euro, 25 euro, dipende dal negozio, però costano sui 40 euro. Questi costa, il mio costa 20 euro perché non è col pelo lungo. Quello di Rachele che vi ho fatto vedere c'ha il pelo lungo, sempre a cagnolino, quel pelo lungo e fa 40 euro, l'ha pagato. La gabbia l'ha pagata 50 euro. Però la mia è leggermente più piccola, ma perciò che sono grandi uguali. È grande come quelle che ho comprato a Porcellini, ai criceti, è larga, però lei non c'è mai, l'ha detto. Per esempio adesso sta con me. Non sta mai con nessuno, sta con me, basta, sta con me. Io la pulisco, io oggi infatti quando vado a casa gli devo mettere da mangiare, mi metto tutti i giorni da mangiare,
proprio dei porcellini d'India, che ci sono carote, ci sono tutte queste cose qua dentro, che ci sono vitamine, i porcellini d'India. E poi mo io a settembre voglio portare, se il mio veterinario, quello dei cani, fa pure porcellini d'India, voglio andare là e vado a vedere se sta bene, se si deve fare vaccino, tutte queste cose qua, perché io la porto in giro con me. Mo qua l'acqua, io gli cambio 2 volte il giorno d'acqua, meglio che così non possa questo porcellino d'India comunque. Comunque, il dietro voi non lo vedete, e dietro non sapete quello che gli do, se gli do le vitamine, non gliele do. Non potete permettervi a dire una cosa del genere, che memoria il porcellino d'India. Mo' faccio come ho fatto con i criceti, che non l'ho fatto vedere più. E basta, Birillo non l'ho fatto vedere più. Non faccio vedere più l'animale mio. Casomai, se lo vedete a casa, cioè, farvelo vedere che è cresciuto, robe così, che sta bene. Facciamo le corna, che me l'ha buttata, Porello. Porella, l'ho presa una cucciola, poi lei c'ha 1 mese e mezzo. Il primo fa 2 mesi, piccolina. E perciò già c'ha la borsa, ho provato a mettere il porcellino d'India di Daker, che c'ha ora 4-5 mesi, 6 mesi, non so quanto c'ha, eccetera, dentro, perché loro crescono fino a 12 mesi. Ma lui sta dormendo dentro questa borsa che porti gli animali. Beh, non è una borsa, è un portantino di Busia. Sta lì, io ci ho messo la paia dietro lì, e non c'è differenza tra gabbia e questo qua, perché la gabbia non è piccola. Voi vedete sul video, ma il video fa vedere più piccolo di com'è la cosa, perché la gabbia è grande, bella grande, grande, non è piccola. Sembra a voi che è piccola, è grande. Lì ci può andare pure un coniglio dentro là. Ho detto è grande come quella di Rachele, leggermente, sarà un pezzettino così più piccola, ma un pezzettino così più piccola. Lei l'ha comprata, di questo cane l'hanno abbandonato, mi sa. Lei l'ha comprata proprio al negozio degli animali. Io l'ho comprata da cinesi, però ho comprato pure la gabbia degli inseparabili, sono grandi, inseparabili, la gabbia è grandissima. Perciò là ci stanno, dove vado io c'ha le gabbie grandi, non c'ha le gabbie piccole. Poi io la gabbia più grande, dove la metto? Non è che c'ho la sala, nella sala ci sta la mia figlia, perciò non posso mettere una gabbiona di 200 metri lì, la gabbia enorme. Ma lei non ci sta mai, lei adesso sta con me quando vado a casa, la metto un pochettino dentro per farla mangiare, per farla bere, per fargli fare bisogno. Beh, queste cose le devi fare, Porella. E poi la tengo in braccio e ci gioco, e la coccolo, gli do l'insalata, le carote, tutte queste cose qua, perché io so che loro non hanno la vitamina C, la so, lo sapevo prima che me lo diciate voi, perché io quando prendo l'animale faccio le ricerche. Poi mia figlia c'ha un amico che vende gli animali, perciò glielo dice. La vitamina C la mangio, sembra la vitamina C, c'ha l'arancio, c'ha la carota, lui lo mangia, lei ha mangiato tanta carota.
E poi ragazzi ha un semi che ha le vitamine per i porcellini d'India e me li dà un pochettino a gusto, li voglio comprare pure io. E poi pure quella che gli do è proprio specifica per l'animale che ha le vitamine. Cioè, voi non è aver visto le scatole che vedete le vitamine, ma non vi preoccupate, i miei animali stanno bene come se avessi figli, perché io li tratto come se fossero figli, non come sono animali. Pensate alle persone che prendono i cani e li abbandonano questo periodo, li fanno soffrire o li legano di fuori e non gli danno neanche l'acqua, il cibo, vanno in vacanza, ci sono persone che vanno in vacanza, lasciano l'animale di fuori. Pensate a quelle persone che vanno in vacanza e lasciano i cani di fuori, o pensate alle persone che prendono gli animali e li abbandonano in mezzo alla strada. Come io adesso ho trovato un cane, stavo camminando in mezzo alla strada, sicuramente era stato abbandonato, però io non posso prendere altri cani perché io ho preso tutti i cani abbandonati. Adesso mi sa più comodo avere i porcellini d'India. Ce l'ho uno io e uno Rachele, perciò lo sappiamo come tenerli e come curarli. Perché voi non sapete quando combatto questi animaletti qua. E vabbè, ho fatto questo video chiacchiera per dirvi questo, pure se non c'era bisogno, perché io so come tratto i miei animali e non c'era proprio assolutamente bisogno da farlo questo video, però mi piaceva risolvere questa cosa, perché a me quando dicono le stupidaggini non mi piacciono. Io so che voi siete contenti che vi faccio questo video perché voi siete persone molto cattive, molto volete fare morire gli animali, non so perché, non so perché. Comunque, se mi rispondi, non ti rispondo più perché non mi considerano nessuno. Io poi, e un altro che mi ha detto questa sarebbe una YouTuber. Io faccio video che parlo, video della mia vita. Che devo fare, YouTuber? Devo ricopiare altri YouTuber che fanno i video diversi? No, io non ricopio nessuno perché io non ho mai ricopiato nessuno e non mi piace mai a ricopiare nessuno, né, assolutamente qua inizierò a copiare le persone, perché io ho aperto questo canale, il mio canale si chiamava Fioramonte Roberta Vlog, facevo solo i vlog, facevo vedere che andavo in giro, andavo a fare la spesa, andavo a fare colazione, quello che faccio vedere adesso. Soltanto che per il mio cognome dovevo mettere Fiorellino per non fare mettere contattavano mia sorella e uscire con lei per conoscere a me, perciò io non ho messo Fiorellino per non pure se sapete perché sotto di Facebook robe così, però io faccio solo per divertimento i video, faccio per sfogo, per passare tempo e per divertirmi un pochettino e basta, non mi interessa, ma anche ci guadagno. Io metto la pubblicità, ma non ci guadagno. Guadagno 30 centesimi al giorno, che c'è? Mangi con 30 centesimi al giorno, pure 5 centesimi tanto guadagno. A me non mi interessa, io perché chi mi guarda, chi non mi guarda non mi interessa niente, ma io lo faccio solamente per passare tempo. Oggi pure non lo so, poi solo per passare tempo. Se sono una YouTuber brava o non brava non mi interessa, perché io lo faccio solamente per passare tempo. Ciao, al prossimo video.